Ciao amiche, benvenute nella mia stanza creativa. Oggi insieme faremo una tasca che di solito si fa nel cucito sartoriale, ma io ve l'ho semplificata per il cucito creativo, perché può essere utile per delle borse all'interno, anche nei cestini, dà quel tocco in più. E quindi, se siete curiose, seguite il tutorial. Eccoci qui ragazzi, allora adesso vi faccio vedere come realizzare la tasca. Per tutte le modifiche delle misure vi lascerò in descrizione come calcolare per modificare le misure in modo semplice semplice. Adesso però concentratevi come fare la tasca. Questo è il tessuto blu. Facciamo conto che è la parte dell'interno di una borsa qualsiasi, quindi qualsiasi modello voi avete a disposizione. Questa è la parte interna. Io poi preparo una striscia di tessuto, proprio per realizzare la fodera della tasca. Quindi vado a posizionare il tessuto, lo metto a una distanza dal bordo di 4 centimetri. Quindi mi vado a prendere la misura, misuro 4 centimetri così facciamo prima. Ecco qua, a questa misura qui noi ci andiamo a posizionare il tessuto della fodera. Come vedete sto mettendo dritto su dritto. Posizionate. Poi io farò una tasca di 16 centimetri. Quindi mi sono presa già il centro perché questa tasca qui misura esattamente 21 centimetri, quindi mi sono andata a prendere la metà che è 10 centimetri e mezzo. Lascerò un'altezza qui di 2 centimetri e mezzo. Allora, con questa riga qui mi porto il dritto, vedete, l'ho appoggiato proprio al lato del tessuto, quindi fa un angolo retto e mi posso andare a disegnare direttamente la retta. Ma se non avete questa squadra, misurate 2 centimetri e mezzo, 2 centimetri e mezzo e tracciate la linea come vi ho fatto vedere con il gessetto. Quindi potete lavorare tutte. Allora, io adesso mi vado dalla mia metà, vado a segnare 8 centimetri di qua e 8 centimetri di qua per una lunghezza di 16 centimetri. Aspettate, voglio anche fermare un attimino. Ecco qua. Devo disegnare un rettangolo, quindi mi posiziono questa linea sopra questo lato della riga sulla linea che abbiamo appena fatto e scendo di 2 centimetri e mezzo. Faccio la stessa identica cosa anche sull'altro lato, quindi a 2 centimetri e mezzo poi tracciamo un'altra bella linea. Ecco così. Ecco qui, abbiamo disegnato, vedete, un rettangolo lungo 16 e alto 2 centimetri e mezzo. Adesso andremo a disegnare la metà di questo rettangolo. Allora.
tracciamo la linea. Così. Poi facciamo una V. Io la faccio sempre ad occhio. Vedete? Però vi posso dire che l'ho fatta di 1,5 cm. Quindi l'altezza di questo triangolo che ho formato è di 1,5 cm. Voi potete prendere un segno e unire il vertice a quel segno e l'altro vertice a quel segno e si forma il triangolo. Lo facciamo in entrambi i lati, ok? Adesso cosa facciamo? Andiamo a cucire intorno a tutto il nostro rettangolo. Io adesso vado sotto macchina e lo facciamo subito insieme. Quindi vado a cucire, abbasso l'ago e mi faccio questa cucitura. Ecco qua, abbiamo disegnato la linea centrale perché noi adesso andremo a fare un bel taglio. Ecco qui, adesso il taglio come lo facciamo? Lo facciamo, vedete, abbiamo. Ecco, di qua si vede il rettangolo che abbiamo cucito. Oh. Ah no, è cucito. Questo lato qui non lo vedevo, invece è cucito, è cucito. Allora, noi adesso andremo a fare il taglio centrale, però arriviamo alle punte dei nostri triangoli. Ok? Ci fermiamo qui. Quindi come fate? Andate a piegare il tessuto e tagliate un pezzettino sulla riga, così. Poi riaprite e arrivate fino alla punta del nostro triangolo. Poi mi avvicino, così. Anche sull'altro lato arriviamo alla punta del triangolo. Poi cosa facciamo? Andiamo a tagliare le diagonali fino alla cucitura, facendo attenzione a non tagliare la cucitura stessa, ok? Lo facciamo in entrambi i lati. Ecco qui, abbiamo tagliato il centro, ci siamo fermati alla punta e poi siamo, vedete, scese sulle diagonali. Adesso togliamo un attimo gli spilli e andiamo ad inserire la fodera qui all'interno del foro che abbiamo creato. Eccolo qua. Io direi le alette, le punte possiamo tagliarne un pochino così. Ecco qui. Poi prendiamo la nostra tavola da stiro e andiamo a sistemare per bene il nostro tessuto. Dobbiamo schiacciare le cuciture per fare un bel lavoro. Allora, ecco il nostro ferretto. Eccoci qui, dopo aver stirato. Metto un foglietto sotto così vedete meglio. Io cosa faccio? Vado ad alzare la fodera e la piego fino alla parte alta del nostro buco. Chiamiamolo buco. In realtà è la nostra tasca, ok? Quindi posiziono per bene il bordo facendo proprio attenzione. Ecco qui. Adesso blocchiamo con gli spilli, metteteli verso l'esterno, così.
adesso giriamo, io gli do anche una botta di ferro. Poi cosa facciamo? Andiamo sotto macchina ed eseguiremo una cucitura tutta intorno al nostro rettangolo, ok? Tutta intorno. Lo facciamo insieme. La faremo a bordo tessuto blu. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra cucitura. Vedete, è rifinita. Vedete? Adesso cosa facciamo? Togliamo un attimo gli spilli. Alziamo il tessuto e uniamo qui, così. Adesso andremo ad alzare, vedete, perché noi la cucitura la dobbiamo fare solo alla fodera, quindi alzate un attimo, mettete gli spilli così, e partendo senza staccare da uno dei lati, vedete, ho tirato via il tessuto blu, sto cucendo solo sul tessuto quello rosa. Facciamo un avanti e indietro, cucitura a bordo piedino. Faccio attenzione quando arrivo qui. Scanso di nuovo. Eccoci, scanso di nuovo il tessuto blu. Per capirci, riabbasso, finisco con avanti e indietro e ho fatto la mia tasca. Guardate che cos'è questa tasca, è super deliziosa, sopra è bella fissata, guardate che carina, e addirittura qui noi possiamo anche metterci un bottone. Prima certo di assemblare la borsa andate a schiacciare qui un bottone automatico e poi lo mettete in corrispondenza qua dietro e si può anche chiudere, ok? Io credo che sia un'idea molto carina e come avete visto è semplicissima, dovete solo prendere due misure, insomma fare che poi se prendete un cartoncino ci disegnate il rettangolo quanto appoggiate sul tessuto, disegnate il rettangolo, ci fate una linea e avete fatto. Ok, io l'ho fatto insieme a voi per farvi vedere quanto può essere facile. E guardate, è veramente carina. Ok, io spero che questa idea vi sia piaciuta. Vi mando un bacio, vi strizzo forte e tu, proprio tu, che ancora non ti sei iscritto, iscriviti, è gratuito e aiuti me a sostenere il canale. Un bacio e non vi dimenticate mai che vi lovo. Ciao amiche!